Avete temuto di perderla in avvio di ripresa su quel rigore sbagliato dal Fondi, poi però siete andati vicinissimi all'impresa in 10 uomini. Sì, è stata una partita strana perché l'avevamo preparata così. Poi c'è stato questo episodio, l'arbitro ha visto in questa maniera, secondo il mio avviso ha visto male. Poi c'è stato questo episodio, è stato bravo Alessandro a parare rigore, siamo andati in vantaggio. C'era rammarico perché in 10 sognavamo l'impresa e purtroppo non è arrivata per un episodio sfortunato. Adesso ci riposiamo domani, testa martedì, che prepareremo la partita di Melfi. Sull'1-1 del Fondi forse ha inciso anche il terreno del San Filippo. Ma sì, cioè, diciamo che il terreno è un po' un terreno complicato, dai, è inutile nasconderlo perché vuoi la pioggia e le condizioni del clima di queste 2 settimane rende il campo pesante, però come era pesante per noi, era pesante per loro, non troviamo alibi. Però, sai, il fatto di allenarsi sempre qua chiaramente non aiuta. Adesso speriamo mettere a posto il celeste o di trovare qualche struttura dove potesse allenare con una certa continuità. Il quinto pareggio consecutivo, non si smuove di tanto la classifica, però che punto è stato in definitiva? È un punto che, diciamo, un pizzico di morale c'è perché quando dai tutto e giochi col cuore che rimane in 10. Non è mai facile portare a casa né un punto né 3 punti. Noi abbiamo portato a casa un punto. Adesso, come ti dicevo, dobbiamo recuperare le energie, preparare meglio la partita di Melfi, che è uno scontro diretto importante. Melfi, poi Lecce e Cosenza, tre gare ravvicinate abbastanza delicate. Sì, sotto gare difficili, ma noi ne stiamo preparando, come dice il mister, una alla volta. Quindi adesso abbiamo Melfi, concentriamoci sul Melfi. È inutile pensare a Lecce perché alla fine Melfi sotto i punti, Lecce sotto i punti, quindi adesso ci concentriamo con Melfi che sono i primi 3 punti che dobbiamo cercare assolutamente di vincere. Musacci infortunato, si andrà a Melfi senza Rea squalificato. Qualche problema di formazione, ma anche alcune note liete. Pensiamo ad esempio a Capua che ha sfruttato l'occasione quest'oggi. Sì, no, Capo è entrato molto bene, infatti ho fatto anche i complimenti a fine partita, ma anche Ricozzi ha giocato una buona partita. Abbiamo tanti ragazzi giovani che vogliono mettersi in mossa. Purtroppo, sai, non è facile approcciare al calcio professionistico, quindi hanno bisogno di tempo, come ci è voluto tempo per me, è fisiologico. Però questi ragazzi danno sempre il 100% in allenamento e quindi spero per loro e per noi che ci togliamo delle soddisfazioni insieme a loro più avanti.